Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dell'Exit. Allora intanto cominciamo subito col tipparci tipo qua giù. Ah no, in verità devo cliccare su waypoint per fare teleport nel land ragazzi, anche se ci fa spawnare tipo qua sopra. E dovremo ritrovare la strada per andare sotto, che non troveremo mai come al solito, perché tipo io mi ci perdo brutalmente. Comunque andremo semplicemente in questo episodio, siccome abbiamo già ucciso l'Ender Dragon la scorsa volta in modo abbastanza lezzino devo ammettere, cercheremo comunque di esplorare altri dungeon che ce n'erano rimasti tanti se ricordo bene, che dovevamo ancora esplorare, perché appunto se ne esplorano soltanto uno, massimo due o qualcosa di simile. E quindi dei ragazzi ci ritroviamo direttamente nell'end, ovviamente se riesco a trovare il portale, perché ogni volta mi ci perdo brutalmente. Ok ragazzi, portale ho trovato finalmente. Mi avete anche consigliato, sì. Ok, appaiono sempre queste cose. Ma stava vomitando mentre lo diceva ragazzi. Comunque laggiù si era già esplorato, quindi il portale, se non sbaglio, intanto dovrei anche segnarmelo magari, perché se no tipo mi ci perdo brutalmente e non ci torno più a casa, quindi Dio mio, e vabbè. A parte che, sì vabbè, magari la mai segnare in effetti, aspettate un attimo, mi segno qui Jay, ah guardate, aspettate ma che cazzo, vabbè è vero, prima devo uccidere questo qua, ok, faccio Jay, waypoint, nuovo, mettiamo portale. Ok, salviamolo. Così almeno se ci perdiamo sappiamo che è qui. Guardate, non ci avevo mai fatto caso come era fatto. Praticamente ci sono queste strutture qui. E poi, allora è già programmata la mappa praticamente. Che cosa strana. Comunque, oh mio Dio. Praticamente, vabbè, tanto se mi chiedo un po' che se ne frega. Abbiamo esplorato questa. Qua davanti ci dovrebbe essere una che non abbiamo esplorato. Quindi io direi di andare a esplorare questa qui sperando che sia diversa. Ma aspettate, se non sbaglio. Sì ragazzi, se non sbaglio sono quasi tutte diverse. Tipo, ce ne sono due o tre tipi, se non sbaglio. No, quattro forse, perché appunto ce n'era uno che era un po' diverso. Comunque, oh, questo è potenziato. La madonna. Ma cos'ha? Aveva knockback della madonna. Ok, allora, cerchiamo di non beccare le nuvole magari, perché sennò è un po' un problema. Vediamo. Ok, siamo finiti qua abbastanza. Ma l'ho spaccato con la spada, ma mica sono in creativo. Ok, no. Raga, questi qui sono quelli forti. Questi sono quelli forti. Che vediamo se li shotto con. No, cavolo, non li faccio nulla con questo. E con l'arco invece. No, vabbè. Ah, e poi mi avete detto, ragazzi, oltretutto, che c'era. Hanno aggiunto anche una spada nuova. E effettivamente è vero. Non sapevo se c'era in verità già prima o no. Però, ragazzi, è un casino da fare. Praticamente ve la spiego. Bisogna. Questo è potenziato a merda, ragazzi. Quasi quasi. Sì, vabbè, io uso questo qua, sentite. Perfetto. Ci stiamo a morire. Ci stiamo a morire. Io mangio la melo P. Cavolo, non me ne ero accorto perché era avvelenato. Praticamente hanno aggiunto una spada, ragazzi, che addirittura fa 50 di danno. Mi avete detto che ce n'era una pure che faceva 100. Però effettivamente non ci ho fatto molto caso. Madonna, questo che spadona che ha. E praticamente, ve la spiego un po', si fa con le stelle del Nether. Le stelle del Nether, se sono del Nether, sì, ok, mi sembra di sì. Si fanno appunto con. Vabbè, in effetti sono Nether Star, si chiamano, quindi sì. Tanto qua mi hanno droppato cose abbastanza lezzine, diamante. E questo cos'è? Vediamo, proviamo a cliccarci col destro. Ah, vabbè, le tiro, sti cazzi. E io qua mi ci tippo, perché è bello tipparsi. E comunque, ragazzi, come tutti voi saprete, le cose del Nether, le stelle del Nether si fanno andando a uccidere il Wither Skeleton. Il problema cos'è? Che voi dite, vabbè, farma le teste del Wither e appunto lo fai spawnare. Sì, ok, però già per il crafting ci servono le teste, quindi se le teste le dobbiamo usare per farlo spawnare e in più ci servono anche per il crafting, dovete capire che tipo dobbiamo uccidere troppi mob. Quindi o c'è un modo per farmare le teste, perché alla fine il Wither dovrei riuscire a ucciderlo, non dovrebbe essere troppo difficile. Ma o trovo un modo per fermare le teste, oppure ragazzi è veramente una cosa troppo difficile. Comunque sì, penso che se non in questo episodio o nei prossimi andremo comunque a cercare in qualche modo i cosi del Nether e del Nether, sì vabbè. E a ucciderli brutalmente, almeno ci tenteremo. Comunque intanto io switcho sempre così per rigenerarmi la vita, perché appunto il cibo non me lo voglio portare dietro. E ragazzi, non so quanto sia lungo questo dungeon qui, perché sembrerebbero effettivamente. Oh, ma ci vuoi morire? Oh, non ci muore, non ci muore. Raga, ma che cavolo. Oh, ok, ci è morto brutalmente. E comunque ho visto che sono quattro torrette. Però cosa ha fatto? Non lo so. Vabbè, buono, buono, non mi lamento, via. Le Ender Pearl un po' si prendono, via, tanto sono utili alla fine, sì, dai. Qua sotto cosa c'è di redstone? Ah, per illuminare. Boh, inutile, ma ci sta. Tanto qua si sale ancora, vediamo se effettivamente c'è. Allora, merdate, qua c'è uno stick. Crypt Key? Ma aveva un senso? Sì. Si chiama Crypt Key, tipo Crypt, forse sta per cripta, non saprei. Non mi ricordo a dire vero come si chiamava la cripta in inglese, quindi tipo non saprei, però
Qualcuno sa per caso cos'è questa roba? Non saprei, perché non so se è uno stick rinominato semplicemente, oppure se è effettivamente qualcosa di buono. Comunque, e vabbè, ma no, mi colpiscono da lontanissimo. Ah, ma perché c'è... Oh, raga, ma c'è uno che lancia le magie, tipo. Ecco perché mi colpiva da lontano. Comunque abbiamo ancora i cuori arancioni, quindi abbiamo... Ecco, lui, è il mago, È magico proprio. Vediamo questo se è buono. Unbreaking, no, in effetti sono cose un po' da buttare, quindi penso che mi svuoterò qui, tipo queste qua che non mi servono assolutamente a nulla. Buttiamo via tutto perché tanto effettivamente non ci serve. Questa roba qui più o meno la conservo perché non so se potrebbe essere utile o no. Comunque facciamo che uccidiamo tutti qua, ragazzi, e poi vediamo un po' cosa fare, perché effettivamente sono abbastanza lezzini questi qua. Questo è un boss, Ma aveva 500 di vita e l'ho shottato, ma non li ho fatto. Cioè, perché mi era apparso un certo punto che aveva 20. Non l'ho ben capita come cosa. Comunque, vediamo che cosa c'è. Allora, blocchi, ender... No, io le ender perle manco le piglio più, cioè. Allora, blocchi d'oro sono buonissimi. Vabbè, un diamante, un dungeon che tutto sommato ci stava, perché non era nulla di così, diciamo, sgravato come looting, però era abbastanza difficile, diciamo, anche. Comunque, allora, laggiù c'è... raga, quella struttura laggiù mi piace. Poi devo trovare un modo per arrivarci. Intanto qua mi devo, come al solito, rigenerare un po' la fame. Perfetto. E allora devo trovare un modo per andarci, ma non so quale sia il migliore. Dopo tutto l'ender pearl non penso proprio possa arrivare laggiù in culo. Quindi, oh cavolo, fa male, ma nemmeno tanto, perfetto, ci può stare. Con questo punto ora mangiandoli, si rigenera totalmente la vita, perfetto. Allora è quello laggiù, quindi facendo così, prendendo un po' di slancio, no, non ci arriverò mai. Raga, no, lo so, non ci arrivo. Ne sono praticamente sicuro. Almeno che tipo, no, non ci posso arrivare veramente. È tipo... Troppo lontano. No. Vabbè, io ci tento, raga, Cavolo, dai. L'ho lanciata troppo lontana, mi sa addirittura che l'ho superato. Vabbè, e così si perdono anche i livelli, perfetto. Ma che cosa brutta morirci però così. O magari, no vabbè, raga, ma... Ma del tipo, io ci metto 3 anni a morire. Vabbè. Allora, intanto sì, teletrasportami a casa. Abbiamo perso pochi livelli, a dire il vero, nemmeno molti. Ma comunque abbiamo ottenuto un po' di diamanti che in futuro comunque ci serviranno, anche se tipo, oh mio Dio, ne abbiamo troppi. E io non saprei nemmeno dove metterli, ragazzi, guardate che casino che c'è nella mia casa. Comunque allora, no, i blocchi di d'oro non stanno qui, ma stanno qua, ragazzi. Allora, io vorrei dirvi una cosa. Questo episodio qui, lo so, è stato cortissimo, perché sì, sta per finire qui, non offendetemi, vi prego. Dura pochissimo, lo so, abbiamo esplorato soltanto un dungeon, ragazzi. Intanto guardate le mie bellissime antenne che vi farò notare per sempre. Comunque, ragazzi, effettivamente ditemi se preferite che io vada tipo nella Twilight a continuare a esplorare, nell'End a vedere altre strutture, o se ci sono altre dimensioni interessanti. Insomma, consigliatemi un po' cosa si potrebbe fare in questa serie qui da ora in poi, perché effettivamente l'Ender Dragon, che a mio parere era l'obiettivo principale, anche se effettivamente è stato abbastanza facile, cioè uno stick ci è bastato, si poteva fare benissimo anche nel primo episodio. Diciamo è stato abbastanza lezzino da uccidere. Comunque, se sapete che ci sono altre cose interessanti su questo pack, fatemelo sapere, ragazzi. La serie non è assolutamente finita, non ho intenzione di finire, la continuerò pure di fare cazzate tutti i giorni. Comunque appunto, vi ricordo di lasciare un commento, perché insomma io li leggo tutti, anche se non rispondo sempre a tutti, però comunque li leggo sempre e cerco di rispondere. Comunque, se trovate qualcosa di tanto interessante da fare, ditemelo, io farò sempre qualcosa, ve lo ricordo. Ed è ciao a tutti.